Ale, 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 il Milan, Ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Mi sono imboscato e al ritorno dall'Olimpico, il ritorno dall'Olimpico, meritata, meritata e sudata fino all'ultimo. 10 punti su 12 nei big match. Sono quei brodi della Juventus ci hanno fermato finora. E andiamo! Senza VAR! Sampdoria vince 4-0. Datemi retta. Li abbiamo surclassati. Peccato sempre che noi nel finale si va sempre e costantemente a soffrire. Non c'è volta che noi nel finale non stacchiamo la spina. E io vorrei tanto, tanto capire perché. Espulsione di Hernandez che c'è. Se guardiamo il fallo di Hernandez, se guardiamo quello che c'è prima del fallo di Hernandez, espulsione generosa. Parto da quello. Direzione di Maresca aberrante. Visera al vivo due volte. E questo giudizio sull'arbitraggio non va solo a discapito nostro, ma va anche a discapito dei romanisti. Perché in effetti, per esempio, il giallo di Karsdorp sulla punizione che ha portato l'1-0 di Ibra è generoso, e devo ammetterlo. Come è generoso il giallo a Giroud, come è generoso il giallo a Kessié. Scelte che sono discutibili. Il rigore c'è, anche se al limite però c'è. E alla fine, con la costanza di chi non vuole mai mollare, ce la siamo portata finalmente a casa, ragazzi. Partiamo, che mettiamo subito, non dico le tende nell'area, nella metà campo della Roma, però facciamo capire che esistiamo. Ha un'occasione la Roma, poi la noi, l'abbiamo noi, e poi dopo Ibra accende l'Olimpico con un gol, una punizione assurda. Qui determinante il fatto che Rui Patricio pensasse che fosse sull'altro palo, ha fatto il passettino determinante che poi gli ha permesso di fare il gol. Abbiamo la possibilità di fare 2-0, fuori gioco di una cappa de cazzo, fuori gioco di una cappa de cazzo, perché il gol di Leao è fuori gioco di una cappa de cazzo. La possibilità di fare 2-0 si ripresenta ancora con Ibra, anche lì fuori gioco di un cappa de cazzo. E poi arriva un rigore che onestamente c'è. Milan che tiene il campo, a parte nel finale in 10 contro 11, quando entra Ballo Touré, che non difende neanche a pagarlo. Devi un po' fare quello. Devi fare un po' i conti con ciò che hai. Nel secondo tempo abbiamo un po' calato i ritmi, soprattutto dopo il 2-0. Ma è preventivabile, dato che ovviamente noi abbiamo il calendario. Giustamente con prima Juventus, Liverpool e anzi, scusate, Lazio, Liverpool e Juventus e poi Roma, Porto e Inter. L'Inter ha il calendario con Udinese, Sheriff e Milan, cioè proprio a sfavore nostro, ma plateale, plateale, plateale. Quindi anche un po' di mezzo turnover, un po' di dosaggio delle forze. Non mi è piaciuto Saelemaekers stasera, ragazzi. Saelemaekers, a parte un recupero a centrocampo, tutto ciò che poteva sbagliare l'ha sbagliato. Io ripeto, già dall'anno scorso, Saelemaekers è uno volenteroso. Cioè fossi andato io a scuola con la voglia che ci aveva Saelemaekers, mi avrebbero promosso col 100 e lode. Ma è che Saelemaekers, oltre a volersi applicare tecnicamente, non è questa gran cosa. Sbaglia delle cose elementari. Ha permesso un po' di ripartenza a Roma. Saelemaekers, secondo me, dovrebbe essere l'alternativa a qualcuno. E purtroppo Florenzi, da come si è visto in prime partite, non è l'alternativa di Saelemaekers. Era uno, è scemo più scemo. Mi è piaciuto, e non ci avrei mai scommesso in mezzo centesimo, Krunic. Mi è piaciuto tanto, tra l'altro ha servito una palla che poi va la sbucciata davanti a lui Patricio. Più che sbucciata, si è sbilanciato, la calciata. Vabbè, comunque sia, non ha fatto gol.
mi è piaciuto lui, mi sono piaciuti anche della verità un pochino tutti. Calabria ha avuto qualche svista, ma positivo anche lui. Tatarusanu stasera ha fatto una parata e il gol va a acchiappare. Migliore in campo dopo Ibra Kiir, ma 100 volte. Nella Roma mi è piaciuto Zaniolo. Mi è piaciuto molto Zaniolo. Che nonostante si sia tipo rivendato un giallo dopo 7 minuti, è uno che non ha mai mollato. Si è preso calci di punizione importanti, si è preso calci d'angolo importanti, si è caricato la squadra sulle spalle. Questa era una piccola analisi. Non c'è live reaction, ragazzi, perché come ho detto stavo allo stadio, quindi mi perdonerete per questa volta. La live reaction proverò a farla trovare per il derby. Ci proverò perché sarò a lavorare. Vedo se riesco a prendere un'oretta di pausa per fare la live reaction della partita. Quindi quello ve lo saprò ridire. E detto questo, ragazzi, atmosfera bellissima all'Olimpico. Tra i milanisti, ragazzi, è stato fantastico. E tutta un'altra cosa. Milan che gioca bene, vince e convince. Io a questo punto, perché poi ci saranno quelli che a fine stagione, ah, i campioni d'inverno, ah, quelli che vogliono vincere lo scudetto, ah, di qui, ah, di là. Io spero, adesso, diciamo più che sperare, non ci rimarrei male se arrivassimo quarti nel girone di Champions League per andare a giocare al massimo delle potenzialità al campionato, che non vinceremo, ma almeno per non arrivare a giocarci il piazzamento in Champions, che sono soldi, all'ultima giornata come l'anno scorso. Questo è il mio personale obiettivo che chiedo al Milan. Fatemelo come regalo di Natale, non lo so, decidete voi. Tornando alla partita, partita di carattere, partita abbiamo saputo soffrire, siamo ceduti, abbiamo preso gol, tanto noi se non si prende un gol a partita non siamo mai contenti. E bene così, ragazzi. Lasciate like, iscrivetevi al canale, forza Milan! E qua ci sono dei romanisti, ma forza Milan, ragazzi! Forza Milan! Ci vediamo domani? Sì, ci vediamo domani con altri video che stanno per uscire. Grazie, ragazzi, forza Milan! Se non muoio.